Anche nell'ambito della canzone ci sono storie a volte incredibili. E allora, per la prima volta in pubblico, loro presentano per la prima volta questa canzone, siamo curiosi, ansiosi di conoscere questa canzone che ci proporranno adesso Marco Zeta e Sonia De Castelli. Una storia incredibile! Traditrice, fedifraga.
Ma che bella coppia! No, grande. Dobbiamo spiegare, adesso devo farti anche l'intervista, ci mettiamo qui così Mondino è contento. C'è un motivo per cui avete inciso questa canzone, perché voi... Sì, noi facciamo diverse serate insieme, collaboriamo tantissimo, quindi abbiamo da portare la nostra musica anche insieme in giro per il mondo, e quindi è nata questa canzone grazie a Gianni Stellavato, ecco, che ce l'ha confezionata a sua misura. Ma perché è una storia incredibile? Perché voi siete tornati a cantare insieme? Beh, noi abbiamo tantissime cose che ci accomunano, lo diciamo sempre, quindi è una simbiosi che rinasce. E allora una storia incredibile quest'estate è nelle piazze del Piemonte in modo particolare. Io sono felicissima perché questo lavoro è il lavoro delle collaborazioni, quindi con Loris Gallo, con te, con Marco, abbiamo modo di interagire con Cocò, abbiamo proprio una grande famiglia della musica. Tra l'altro la puntata scorsa hai presentato Canzone Non Cantare, su Facebook ho ricevuto tantissimi messaggi di complimenti, bravissima Sonia, bellissima la canzone, quindi... Viva la musica sempre! Viva la musica! Marco Zeta! Vai, Sara Castelli! Grazie!